Questo è l'aeroporto di Vientiane con la sua bella bandierina comunista. E chiaramente dalla lattina l'ho messa dentro invece in un bicchiere di plastica con il ghiaccio e me la bevo con la cannuccia. Mi spiace per i puristi della birra, ma paese che vai, usanze che trovi. Buongiorno ragazzi, sono al Don Mueang Airport come al solito. Sto prendendo l'aereo, ma questa volta invece che prendere un volo domestico, cioè invece di stare in Thailandia, vado in Laos. In realtà questo qui non è proprio un viaggio di piacere, ma è più un viaggio dovuto a ragioni di visto. Quindi starò solo 3 giorni in Laos, non ho studiato il percorso nei minimi dettagli, anzi non ho studiato proprio niente, però vi tengo aggiornati. E come al solito in aeroporto e mangio il McDonald's, ogni tanto ci sta. La storia del visto è presto detta. Il 14 febbraio, cioè oggi, sto andando in Laos perché domani, il 15 febbraio, mi scade il visto per rimanere in Thailandia. Quindi vado lì per 3 notti in Laos e poi torno qui in Thailandia con un nuovo visto turistico, che sarebbe in realtà esenzione dal visto turistico. Una cosa particolare della Thailandia è che ci sono i priority seat per i monaci. Non li ho visti in altre nazioni. Ed eccoci arrivati a Vientiane, la capitale del Laos. Come sentite dalla voce, mi sono addormentato in aereo e sto ancora un po' dormendo. Ed eccoci finalmente arrivati in Laos, sono qui in aeroporto ancora, però ho finito di fare tutte le procedure per l'immigrazione per venire qui. Adesso esco fuori. Mi hanno fatto pagare 1700 baht, che sono 40 dollari. Ho cambiato i soldi a quel baracchino giallo laggiù e mi hanno dato quasi 4 milioni di kip per 4000 baht. E questo è l'aeroporto di Vientiane, Laos, con la sua bella bandierina comunista. Sì, perché se non lo sapete, qui in Laos al potere c'è un partito comunista. Ci hanno dato la camera, eccola qua. C'è lo specchio, come vedete, però non c'è nessuna finestra. Il bagno è così, abbiamo l'acqua calda, che è già una gran cosa. Purtroppo ho fatto organizzare questo viaggio dalla NEN. Ed è per questo motivo che la stanza non ha le finestre. Ma va benissimo così, perché sono già le 4 di pomeriggio, non c'era il treno per Van Vieng, dove dovevamo andare, Van Vieng, e quindi lo prendiamo domani, andremo a Van Vieng domani, anzi probabilmente domani andiamo a Luang Prabang, che è un bellissimo posto, avevo già fatto un video in proposito. Comunque, adesso andiamo a fare un giro di esplorazione della città, perché sono penso non so quanti anni che non vengo qua. Qui davanti all'hotel abbiamo il Via Via Pizzeria e lì La Primavera. Cos'è? Il quartiere italiano questo? Questi sembrano essere i tuk tuk laotiani, diversi da quelli thailandesi come vedete. Ed eccoci qua a Vientiane. Devo dire la verità, non me la sono preparata quasi per nulla. So solo che alla mia sinistra qui c'è il Mekong e adesso andiamo a vedere il fiume Mekong. E poi qui davanti a me c'è tutta una stradina piena di ristorantini. Ero già venuto qui, ma qualcosa come 10 anni fa, forse di più. Qui si stanno preparando per il mercato notturno, sicuramente verremo qui a vederlo stasera. Ma che bel motorino! Per essere la capitale direi proprio che non c'è molto traffico, vero? Qui c'è un Luna Park e penso che lo vediate, laggiù c'è il Mekong e dall'altra parte del Mekong c'è la Thailandia. Quindi noi qui siamo proprio al confine fra Laos e Thailandia. In realtà qui siamo in Laos perché è la capitale, però a 200 metri in linea d'aria c'è la Thailandia. Ho
chiesto qui alla Nen quali sono le differenze fra il popolo thailandese e il popolo laotiano, e mi ha detto che secondo lei il popolo laotiano è molto più slow, molto più lento rispetto alla popolazione thailandese. Questi Buddha, ad esempio questo qui piccolino, costa $25. Queste sono le famose pipe da oppio, di sopra si metteva l'oppio e da qui si aspirava. Questi qui erano gli strumenti, si utilizzava questo punta qua, vedete, per infilare l'oppio, qui così, tac, 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 e poi dopo gli si dava fuoco. Comunque i pali della luce assomigliano moltissimo a quelli in Thailandia, eh? Questo è il Ministero dell'Informazione e della Cultura e del Turismo. Come vedete, oltre ad essere scritto in laotiano, è scritto anche in francese. Comunque devo dire che per il momento qui a Vientiane è molto, ma molto più caldo che a Bangkok. Si fa fatica a camminare in giro per la strada. Per fortuna adesso sono le 5:20, è quasi l'ora del tramonto, come vedete dal colore della luce. Sarebbe la golden hour anche per fare delle belle fotografie. Vediamo se troviamo qualche cosa di interessante da fotografare. Adesso siamo venuti in questo localino a mangiare qualche cosa, ma siamo sempre vicino al fiume, e ci hanno portato un po' di verdura con queste salsine, non sono molto piccanti, ed è una salsina di arachidi, non male. Adesso lo assaggiamo, Andiamo di assaggio con una specie di, non lo so, è un vegetale che c'è anche qui. Buono, nel frattempo mi hanno portato le noodle. Andiamo ad assaggiare anche quelli. Il brodo sembra buono. Non hanno messo troppo glutammato. Glutammato di sodio che qui viene usato tantissimo nel sud-est asiatico. Assaggiamo un pezzettino di carne. Io odio il fegato purtroppo. E molto spesso mettono il fegato in queste zuppette. Questo non era fegato, eh? Anche la carne sembra buona. Meo meo. Hello. Meo. Ed eccoci arrivati a sera qui a Vientiane. Adesso andiamo a vedere questo mercato notturno con questa luce stupenda del tramonto. Eccolo qua, come uno dei tanti mercati notturni del sud-est asiatico. Vendono un po' di tutto. E qui abbiamo il Luna Park notturno che avevamo visto prima. Quelle lucine che vedete dall'altra parte, quella lì è la Thailandia. Qui c'è questa fontana. Praticamente lungo questa strada hanno interrotto il traffico, non so se lo fanno tutte le sere, non sono un esperto di Vientiane, però sembra che la chiudano per farla diventare un passaggio pedonale. E ci sono chiaramente i soliti baracchini del cibo, diversi negozietti, il Luna Park, eccetera, ma è molto lungo, sarà 3 km, forse anche 4, arriva fino laggiù. E quindi ci stiamo facendo semplicemente questa passeggiata. La cosa buona è che non c'è troppa musica ad alto volume, quindi si può parlare tranquillamente, si può fare una passeggiata senza distruggersi i timpani.
Adesso ho comprato una lattina di Beer Lao, che è la birra che vendono da queste parti, qui in Laos, e costava 15.000 baht, che sono la bellezza di... 30 baht, c'è mai? How much? 30 baht oppure 0,83 centesimi di euro. Una lattina così, 83 centesimi di euro. E chiaramente dalla lattina l'ho messa dentro invece in un bicchiere di plastica con il ghiaccio e me la bevo con la cannuccia. Mi spiace per i puristi della birra, ma paese che vai, usanze che trovi. Alla fine del mercato e della passeggiata ci sono questo Poseidon e quell'altro che è un, non so, dei locali notturni, e qui c'è questa specie di concerto. E dopo il Santara, che deve essere molto bello da venirci a mangiare qualcosa al tramonto, e quello lì non so se lo vedete, ma c'è scritto Yakuza Oishi, eccolo lì, Yakuza Oishi. Yakuza è la mafia giapponese, chiaramente. Ecco, oltre a quelli non c'è proprio più niente, dopodiché è tutto buio. Quindi adesso torniamo indietro, piano piano, e non so cosa faremo. Hello! Abbiamo trovato questo posto dove fanno tutto il mukatta. Vedete? C'è una cosina centrale della carne. L'abbiamo visto un milione di volte anche in Thailandia, eh? Solo che qua è una piazza intera dedicata al mukatta. Non vi dico l'odore di fumo che c'è da ste parti. Praticamente Vientiane, almeno il centro, di notte si trasforma in un enorme mercato notturno pieno di robe molto interessanti. Comunque sto accusando una certa difficoltà nell'usare i kip, che è la moneta laotiana. Sono abituato ai baht e non mi ci trovo con i kip. Praticamente ogni baht qui vale 500 kip, bisogna tenere a mente questo. Quindi, conclusioni per San Valentino 2023. Direi che qui a Vientiane, la capitale del Laos, ci sono veramente pochissimi turisti caucasici, diciamo così, e molti più turisti cinesi e asiatici. La città è molto carina, anche se non offre tantissime cose all'interno. È abbastanza piccola e spartana, se vogliamo dire così, nonostante ci siano un milione di abitanti. Ma vi assicuro che non sembra di essere in un posto da un milione di abitanti. Domani penso che andremo a Van Vieng, andremo in treno. È un treno, e questa qui è la parte più interessante probabilmente del video, perché andremo con un treno costruito dalla Cina. La Cina, attraverso il Laos, sta mettendo una mano dentro nel sud-est asiatico, e quindi poi dalla Cina ci sarà una unica via ferroviaria che arriva fino, forse alcuni dicono, fino addirittura a Bangkok in Thailandia. Vedremo come vanno le cose. Questo qui è un bagno laotiano, in sostanza funziona esattamente come un bagno thailandese o la maggior parte dei bagni del sud-est asiatico. In pratica qui fate quello che dovete fare, poi prendete comunque per buttare l'acqua in questo coso qua e buttate l'acqua qui per tirare l'acqua. Di solito hanno anche lo spruzzino per lavarsi, però